Le cose che non dici, di Yuki 21, capitolo 32, ultimo capitolo, le cose che non dici. Dopo 5 anni, i miei capelli sono nuovamente lunghi, li tiro su con dei fermali d'argento dello stile orientale. Ho smesso da tempo di rinnegare le mie vere origini. Sul viso un trucco leggero, non porto orecchini. Il vestito è un lungo abito di seta nero molto elegante, che lascia le braccia, il collo e buona parte delle spalle scoperte. La mia pelle è chiara ed intatta. Mi guardo allo specchio del mio camerino e sorrido al riflesso che vedo mentre qualcuno bussa alla porta. «Avanti!» rispondo serena. Ad entrare è Carol, una giovane ragazza che da circa un anno è diventata la mia assistente personale. Tiene in mano un enorme mazzo di rose ed una cartellina con la scaletta della serata. «Non mi serve, so a memoria ogni brano che andrò ad eseguire». «Reika-san, è quasi ora!» A Carol piace usare le parole giapponesi e ad ogni giorno mi chiede di insegnarle un vocabolo nuovo. «Sì, sono pronta. Quelli sono per me!» Lo chiedo per ridere insieme. Il mio camerino è pieno di fiori colorati ed è una festa di profumi. «Sì, sono bellissime, non trova?» «Di chi sono stavolta?» Osservo le rose. Con la coda dell'occhio non mi sfugge il movimento alle spalle di Carol. «Non so. Prova a chiedere a lui!» La mia assistente si gira di scatto e resta senza parole arrossendo imbarazzata quando si accorge che alle sue spalle c'è Sasuke. Stasera indossa uno smoking nero ed è di una bellezza sconvolgente. «Mr. Kawashima, buonasera!» «Ciao, Carol!» le risponde senza staccare gli occhi da me, poi la supera e mi viene accanto. «Sono decisamente dei fiori bellissimi, ma non sono un mio regalo!» La mia assistente intanto mi ricorda che mancano solo 5 minuti prima dell'inizio del mio primo concerto da solista nel Metropolitan Opera di New York. Dopo la Juilliard, lo studio, le ore di esercitazioni, dopo tutta la mia vita di Tokyo, sono arrivata fin qui. Io, Reika King, ce l'ho fatta. Non mi hai portato nemmeno un fiore. Avaro. Sasuke sorride. Adesso lo fa spesso molto più di prima. Si avvicina e mi bacia. Saperlo qui mi rilassa. Niente fiori per te. Sapevo che ne saresti stata sommersa, però un regalo te l'ho fatto anch'io. Lo guardo curiosa. Lui mi fa spallucce e si concentra sul biglietto del mio ammiratore segreto. Fa una piccola smorfia quando legge la firma. Takashi Kawashima. Il fratello di Sasuke ha tentato diverse volte un approccio con noi in questi anni. Vuole farsi perdonare per il suo comportamento e per la sofferenza che ci ha arrecato in passato. Sasuke ha sempre rifiutato un ravvicinamento. Sospira il mio bellissimo compagno. Gli sorrido e gli do un bacio. Stasera è qui. Assisterà al concerto. Mi guarda per un attimo quasi allarmato, poi si ricompone subito. Ormai gli basta osservarmi per capire quello che penso. Lo hai invitato tu, immagino. Sì. È ora di perdonare e di andare avanti. Non voglio più pensare al dolore passato. E comunque, da quando sei andato via da Tokyo, anche Takashi ha avuto la sua dose di sofferenza. Gli manchi, e lui manca a te. È ora di andare avanti, Sasuke. Per quanto abbia errato nei miei confronti, non è stato lui a ferirmi davvero. Sono stato io stessa a farmi del male, non raccontando quello che mi accadeva quotidianamente. Avrei dovuto chiedere aiuto molto prima, invece di tacere per la vergogna. Mi abbraccia forte, facendomi sentire che ora lui c'è e non mi lascerà mai. Ed in quella stretta c'è anche la gratitudine per avergli riportato indietro Takashi. Vuole rivedere suo fratello, anche se non lo ammette. «Grazie», mi sussurra. «Bene, Sasuke-kun, è ora. Devo andare», dico cercando di caricarmi di energia positiva. «Già. Ci sono tutti, lo sai? Li ho lasciati in sala, sono seduti in prima fila». «Sì, lo so. Non vedo l'ora di riabbracciarli». «Sono tutti qui per me. Ryo, Aiko, Misaki, Takashi. E poi c'è anche Ken Ueda e Ana Sakamoto, in viaggio di nozze proprio qui a New York». E naturalmente, Hiroshi. È venuto con Genjo-kun e finito il concerto prenderanno un aereo per la Germania. Tra 3 giorni anche lui avrà un appuntamento molto importante. La documenta di Kassel dove i suoi quadri saranno esposti. E domani sera tutti noi partiremo alla volta della Germania per raggiungerlo e stargli vicino. Anche lui ce l'ha fatta, ha realizzato il suo più grande sogno, vivere della sua arte. In questi 5 anni abbiamo tutti lavorato per raggiungere i nostri obiettivi. Io sono una pianista famosa. Hiroko-kun è uno dei pittori più affermati del Giappone e fra qualche ora partirà la conquista dell'Europa. Sasuke è diventato un detective
e lavora in una sezione speciale della polizia di New York. Ha rifiutato alcune proposte di assunzione da enti importanti quali l'FBI. Lo ha fatto per me, perché non vuole ricorrere il rischio di starmi lontano per via del lavoro. È un bravo poliziotto, il migliore, e non ha avuto alcun problema nell'ambientarsi in questa città. Da quando ha lasciato il Giappone per stare con me non ha più avuto contatti con i suoi genitori. Hiroshi mi ha raccontato dello scandalo scoppiato in città alla notizia della fuga del piccolo rampollo dell'impero Kawashima. La notizia era su tutti i giornali. Sembra che suo padre non abbia proprio mandato giù il ben servito del figlio minore. Ma forse, perdonando Takashi, anche con i suoi genitori potrà recuperare una parvenza di normalità. Misaki è una modella molto richiesta sul territorio giapponese. Non ha ancora trovato l'amore della sua vita, ma non si lamenta. Le piace la sua indipendenza. Ryo lavora presso l'emittente televisiva di suo zio come cameraman. Oltre a fare un lavoro che ama, ne approfitta per girare il mondo con la scusa dei servizi televisivi. Il suo look kawaii si è ridimensionato, ma non ha ancora abbandonato l'amore per la tintura dei capelli. Aiko-chan fa la fidanzata modello di Ryo e lo segue in ogni suo viaggio. Suo padre deve ancora riprendersi dal colpo inferto quando ha visto la sua preziosa bambina andare via di casa per vivere con un otaku biondo dal carattere esplosivo. Ma lei è felice e segue Ryo facendogli da assistente. Takashi ha continuato a lavorare per la Kawashima. Per lui era troppo difficile staccarsi da quella realtà. Si è fatto carico di tutte le responsabilità richieste dalla sua posizione ed io sono convinta che sia stato anche un modo per fare ammenda di quanto fatto a Sasuke. Invece di dimostrargli affetto, ha finito con il manipolarlo. Ha avuto almeno la forza di rifiutarsi di sposare la donna scelta dal padre. Ad oggi è uno degli scavoli d'oro più ambiti di Tokyo. «Ti ricordi la scaletta?» mi domanda Sasuke. «Che domanda bizzarra!» «Sì, certo, perché?» «Hai paura che faccia qualche brutta figura?» gli rispondo sorridendo. «Sarebbe impossibile. Tu sei nata per questo. Quando sarà il momento di suonare la mia canzone, cercami tra il pubblico. Guardami in quel preciso istante, per favore.» «Lo faccio sempre. Ora non suono più con gli occhi chiusi, perché non ho più paura.» «Va bene, Kawashima-kun. Ora andiamo.» Sasuke mi lascia dietro le quinte e va a sedersi in prima fila accanto a Ryo mentre io salgo sul palco accolta da un grande applauso. Osservo i tasti di questo meraviglioso strumento. Bianco, nero, bianco, nero. La mia anima ora è intera. Io sono viva. Quel giorno del concerto di Reika King si pubblicarono solo magnifiche recensioni. Quello fu l'inizio reale di una gloriosa carriera da concertista e compositrice. Mentre la ragazza suonava un brano a lei molto caro, il suo sguardo si posò su un affascinante ragazzo giapponese seduto in prima fila. Sasuke Kawashima tirò fuori una piccola scatola di velluto dalla tasca della sua giacca e l'aprì, mostrandole il contenuto alla pianista. Dentro un anello, con un diamante splendente di promesse per il futuro. Lui fece una domanda solo guardandola in volto. Lei gli rispose di sì, con gli occhi che brillavano sotto la luce dei riflettori. 3 giorni dopo dalla documenta di Kassel, una bellissima mostra di quadri faceva conoscere al mondo dell'arte del genio di Hiroshi Genda, poliedrico pittore giapponese fidanzato con Genjo Sakamoto, affermato avvocato di Tokyo e cantante rock per diletto. La sua opera più bella e ad oggi più ammirata è un dipinto che rappresenta una giovane ragazza dai lunghi capelli dorati, seduta sul suo letto, con lo sguardo triste. Il titolo di quell'opera è «Le cose che non dici».